Nel centocinquantenario dell'Unità d'Italia, le giornate del cinema muto, giunto al 30° anno, rendono omaggio al cinema nazionale, proponendo una serie di film riscoperti e restaurati negli ultimi 3 decenni. Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi ospiterà, a partire dal 1° ottobre fino al giorno 8, tutte le proiezioni del festival. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Il cinema muto, voi sapete, dal punto di vista della risonanza mondiale è considerata uno dei 50 eventi più importanti al mondo, è dichiarato dalla prestigiosa rivista Variety come indispensabile. Ci sono 1000 accreditati, insomma, sono numeri che ci fanno capire che quello che era iniziato una 30 anni fa in sordina oggi è diventato un appuntamento fondamentale in città. Pordenone è diventata la capitale della storia del cinema, è nota per questo, forse più che per qualsiasi altra manifestazione, quindi siamo particolarmente lieti anche quest'anno di vedere, come al solito, presentate queste giornate che per la città al solito saranno motivo anche di ospitare persone che vengano da 31 paesi diversi e quindi mostrare l'accoglienza della città stessa.